dico meno male che me ne sono accorto subito, caro Alfredo. Bravissimo. Andavamo sulla web radio, ma non sulla web TV. Vediamo un attimino che provo prima di passare. C'è stato un problema. Perfetto, sulla web TV ci arriviamo tranquillamente. Ecco qua, allora riprendiamo la trasmissione, come abbiamo detto. Chiedo scusa a tutti gli amici che ci stavano ascoltando, ci stavano guardando tramite il nostro canale sulla web TV. Perfetto. Perché non era partito stranamente l'audio. Andava sulla web radio ma non sulla web TV. Ma che cosa strana. Pazienza. Benissimo, allora stavo dicendo che questa diretta, chiedo scusa a chi ci ascolta sulla web radio che riascolterà questo messaggio, però è doveroso dirlo a tutti gli amici che ci seguono sulla web TV. Quindi la diretta Don Chisciotte e Mulino a Vento, la 43esima puntata, va in onda a reti unificate sulle web radio del network Radio Science Network. Le web radio sono Radio Reno Web in www.radioreno.it, Radio Favaro Veneto in www.radiofavaroveneto.it, Radio Sismondi Libri in www.radiosismondilibri.it e Radio Isso in www.radioisso.it. Quindi potete seguirci anche attraverso queste web radio, attraverso andando sui siti che vi ho appena detto. Anzi, se ci andate mi fate un grande piacere, perché così mi fate sapere come sono e come si comportano questi siti. No, scherzo a parte. Allora, passiamo subito alla rassegna stampa, perché ho rubato anche fin troppo tempo purtroppo con questo problema tecnico. Allora, la rassegna stampa di questa sera è presa dal fattoquotidiano.it. Primarie di Napoli, c'è il ricorso di Bassolino, nuovo video, anche cosentiniane e cuffariane attivi ai seggi, l'ex sindaco scioglie la riserva, mercoledì prima riunione della commissione dei garanti, ma ora spunta anche un nuovo filmato con esponenti locali del centrodestra impegnati a far votare gli elettori, cosa dell'altro mondo, non si capisce più niente. La Popolare di Vicente, istruttoria antitrust sui prestiti in cambio dell'acquisto di azioni, ispezione della finanza nelle sedi, l'autorità mette nel mirino solo ora la pratica emersa ampiamente dalle indagini della magistratura e dalle ispezioni della BCE di concedere mutui e prestiti a chi accettava di comprare titoli. Insomma, può limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti di finanziamento. Poi non c'è nessun intervento dell'Authority su Veneto Bank e Banca Etruria, che seguivano lo stesso modus operandi. In poche parole, mi sembra un po' strano una cosa del genere. Tree Art, quando la Saracinesca è un'opera d'arte, i colori dei rights a pagamento ovviamente coprono il grigio metropolitano. Un gruppo di giovani ha creato dal nulla un business che sta spopolando a Roma, Milano e nelle altre grandi città d'Italia. Costo minimo e ritorno d'immagine assicurate anche e soprattutto quando il negozio che ha investito è chiuso. Quindi questa è una bella cosa, insomma, pur di trovare lavoro si fa anche questo. Conti pubblici, Renzi dice nessun rischio manovra, l'Unione Europea invece dice richiesta può scattare sempre, ballano 3 miliardi. Vicepresidente della Commissione dice possibile in ogni momento il trasferimento del braccio dal braccio preventivo a quello correttivo, e la lettera inviata a Padoan chiede di assicurare che le misure necessarie vengano annunciate entro il 15 aprile. Servirà insomma un aggiustamento da circa 3 miliardi. Nei giudizi sugli squilibri macroeconomici, la richiesta di fare di più per combattere la corruzione e tagliare la spesa pubblica. Adozioni Congo, altri 66 bambini pronti a raggiungere i genitori in Italia. Dal governo di Kinshasa l'autorizzazione a partire dopo uno stop che durava dal 2013. A febbraio erano state date altre 14 autorizzazioni, mentre altri 50 bambini e altrettanti coppie di genitori aspettano ancora. Staremo a vedere anche questa storia, caro Alfredo. Allora, caro Alfredo, questa sera nessun ospite. Siamo io, no, e te. Stasera siamo io e te, per festeggiare il giorno della donna, oggi 8 marzo. 8 marzo, 19... che io non festeggio mai, quindi. Male, bisogna festeggiarlo.
No, ma non festeggio mai come lo festeggiano, diciamo, i festaioli che l'hanno fatto diventare un qualcosa di commerciale, capito? Ma non è... perché stasera vanno tutte fuori a ballare, a divertirsi, insomma, vanno a più e le trovi tutte ubriache. Chiediamoci però, per iniziare la serata, perché si festeggia l'8 marzo? Indubbiamente è una mistero. Data mistero, misterioso, non perché vogliamo andare a ballare fuori o e non volevo esagerare, ho fatto un po', diciamo, il bastian contrario questa sera. Ma è una festa che rispetto, perché bene. È una festa che sappiamo benissimo, almeno chi conosce la storia della festa dell'8 marzo, sappiamo benissimo che è una festa che nasce dal sangue, quindi per questo. Ma più che dal sangue, nasce da un evento straordinario che sarebbe successo 2 giorni dopo. Innanzitutto compie 70 anni. È stata inaugurata da 2 italiane l'8 marzo del 1946. Era finita la guerra, era finito il fascismo, si cominciava a respirare, e 2 giorni dopo sarebbe avvenuto un grande evento per la donna, un evento nuovo, assolutamente nuovo sul mondo della politica. Le donne avrebbero votato per la prima volta, e infatti le donne dell'UDI, l'Unione Donne Italiane, volevano manifestare questa gioia, questa soddisfazione per essere finalmente, per aver avuto finalmente l'accesso alle urne, che insieme ai volantini di propaganda per fare conoscere alle altre donne e sensibilizzare l'opinione pubblica su questo cosa grandiosa, che finalmente anche il gentilsesso sarebbe approdato alla politica, alla vita politica della nazione, e non avendo soldi, essendo molto poveri, perché in definitiva era appena finita la guerra, quindi la situazione socio-economica era veramente... Alfredo, scusami se ti interrompo un attimo, ma tu stai parlando dell'inizio del festeggiamento della festa della donna in Italia, non nel mondo. Certo, in perché Italia. Nel mondo è nata molto prima, già nel 1907. È ancora prima in quella fabbrica inglese. Esattamente. Però sto puntualizzando al fatto della scelta come emblema della festa della mimosa. Ah sì, stavo furono due comuniste due donne comuniste che usarono, esatto, questo fiore. Esatto, sì. Perfettamente. Oddio, ho perso il filo del discorso, ma questo ho fatto perdere il filo del discorso. Quasi l'età della festa della donna. Le donne, ormai ho perso il filo del discorso. Comunque, non potendosi permettere, come succedeva in Francia, di festeggiare con la violetta, Roma in quel momento era pieno di mimose, di piante di mimosa, scelsero per convenienza questo bellissimo fiore che è primaverile e pieno di sia primaverile ma anche pieno di colore. Le due donne erano Teresa Mattei e Marisa Rodano, e quindi diedero avvio nei lontani anni 46 a questa bella iniziativa. E allora si festeggiava questo evento molto particolare, e che è continuato sempre a festeggiarsi, ma più che altro per ricordare, a mio parere, che sì, va bene, le donne hanno ottenuto il diritto di voto, ma non hanno
negli anni non hanno ancora ottenuto il diritto di parità con l'uomo. È una lotta continua, potremmo dire, in questo senso. E, gli anni passano, siamo già nel 2000, anzi il 2000 è già passato da molti anni, ma la situazione della donna succube dell'uomo o comunque sottomessa o ritenuta inferiore all'uomo continua bellamente, non c'è nulla da fare. E questo lo notiamo in tanti aspetti della vita pubblica e anche della vita privata, purtroppo, come andremo a parlarne. E infatti è anche il discorso del nostro presidente Mattarella, questa è una notizia che prendiamo dall'ANSA, mentre quella che riguardava l'inizio dell'abitudine di donare mimose, sempre presa dall'ANSA cronaca, la situazione lavorativa della donna è indubbiamente ancora un punto ignoto, un punto dolente della situazione. Infatti le donne normalmente vengono a guadagnare anche a pari livello in maniera inferiore al dell'uomo, addirittura fino a un 16% in meno dei lavoratori maschi. Quindi vediamo che non c'è stato in questi 70 anni di lotta nessun miglioramento. La donna è considerata ancora inferiore, la donna non merita di guadagnare come guadagna l'uomo e non c'è niente da fare, è un gradino inferiore all'uomo, e anche se lotta per questa uguaglianza non riesce a raggiungere assolutamente la parità. È una situazione veramente debilitante, dico, per la donna, anche se ha fatto passi da gigante in molti aspetti della vita sociale, ma non lo so, è un po' triste parlarne in questo giorno che dovrebbe essere un giorno di festa. Era un giorno di festa indubbiamente in quel lontano 8 marzo del 46, ma non è ancora un giorno di festa nei nostri anni attuali, perché la donna è sempre ritenuta, come dicevo prima, un gradino sotto. E in tanti aspetti possiamo dire anche, in una facile battuta, che più che la festa della donna, purtroppo si parla della festa alla donna, cioè nel senso gergale, perché la donna a livello, e sempre di più in questi giorni, è diventata martire della società, un martire della società che subisce giorno dopo giorno violenza. E stasera volevo parlare, proprio per essere controcorrente, della violenza che subisce la donna in tutti i gradi e tutti i livelli della società, perché ormai non possiamo ascoltare un telegiornale o possiamo leggere i titoli di un giornale senza incorrere in brutte storie di violenza sulla donna, storie di stupri, storie di violenza non solo fisica ma anche psicologica, che mettono in evidenza queste problematiche. Hai qualcosa da dire, Sancho? No, io ho nulla per il momento, perché ti stavo seguendo, anche perché
sai, ci sono tante leggende metropolitane attorno a sta festa, per questo più che altro mi piacerebbe che qualcuno mettesse un po' d'ordine, ma soprattutto da parte delle donne questo discorso. Ovviamente quando parli che purtroppo ancora oggi nel 2016 non esistono diritti paritari è molto vero, soprattutto sì, nel campo lavorativo, non solo nel campo familiare eccetera, perché oggi come oggi la donna nel campo lavorativo non ho capito perché venga messa un po' da parte, però qualcosa sta cambiando, perché vedi, mentre una volta non esisteva neanche un presidente di camera donna, cioè nel senso che oppure parlamentari donne erano molto poche, oppure medici donne erano molto poche eccetera, cioè più che oggi le cose stanno un po' cambiando. Non so se in positivo oppure no, cioè nel senso che non è tanto quello che mi interessa, che aumentino le donne in determinati settori, mi interessa che aumenti la parità dei diritti tra uomo e donna, perché uno può fare anche il essere laureate, può fare anche il medico e poi viene trattata al di sotto dell'uomo, questo non sta bene, cioè nel senso non ha raggiunto niente. Quindi è questo fatto che mi preoccupa. Solo che ci ricordiamo delle donne, ci ricordiamo di questi aspetti soltanto una volta l'anno. E beh, sai, gli altri 364 giorni sono per ricordare della superiorità dell'uomo, quindi quest'anno è anche un giorno in più perché è bisestile, quindi comunque a livello statistico, sai che io amo molto le statistiche, sono il 29% le donne che occupano posizioni manageriali nelle aziende italiane, quindi meno di un terzo. Sì, però rispetto a prima, insomma, qualcosa è fatto, però non è quello, perché allora il 29%, benissimo, una donna manager guadagna quanto un uomo manager? Non credo. Ecco, infatti, allora che mi serve dire che c'è una donna manager se poi non viene trattata alla pari dell'uomo? Ma sai, serve per riempirsi la bocca spesso, nel senso che le famose quote rosa, le famosi questi 29% di donne manager, ma la realtà è, se la guardiamo come giustamente tu hai messo in evidenza dal lato economico della cosa, e non solo il lato economico, Alfredo. Ma anzi, io guardo il lato economico perché purtroppo è il lato economico che ci fa vivere. Certo. E comunque nel 2016 il dato italiano segna a livello di occupazione un 3% in più rispetto al 2015, ed è già qualcosina. Questo è riguardo. E gli stipendi sono gli stessi? Ecco, adesso parliamo anche di stipendi, e questo è un dato economico, è un dato dell'occupazione dato dal rapporto del Centro Studi Internazionali del New York, del Network, scusate, Grant Thornton International, che è stato diffuso proprio in occasione dell'8 marzo. Per quanto riguarda invece il compenso, nell'Unione Europea le donne guadagnano il 16% in meno degli uomini, ma dato positivo sembra che l'Italia sia si trovi in condizioni migliori, e questo è già qualcosa di positivo. L'Italia resta però aspettate, perché questo è un dato interessante, diciamo non è proprio così come ho detto, perché non è che oltre al discorso di guadagnare il 16% in meno,
Per esempio, c'è la condizione che la donna spesso in Italia lavora part-time, non ha un orario lavorativo completo, sia per scelte dei datori di lavoro, sia per il fatto della maternità o da altre situazioni particolari della donna. Quindi in media nell'Unione Europea a pari mansioni di un uomo guadagna il 16,1% in meno. I paesi che più discriminano sono l'Estonia, il 28% addirittura, l'Austria il 22%, l'Austria. La Repubblica l'Austria 22,9%, la Repubblica Ceca il 22,1%, la Germania, che si erge sempre a bandiera di modernità, il 21,6%, la Slovacchia il 21,1%. In Italia invece tra i primi della classe, con una differenza di stipendio tra uomini e donne solo del 6,5%. Quindi l'Italia, che è sempre il fanalino di coda in qualsiasi classifica noi vogliamo fare, in questo caso si trova in ottima posizione, con una differenza molto molto ridotta. Comunque c'è sempre una differenza, ecco. Giriamola come vogliamo, ma c'è sempre una differenza. Insieme all'Italia c'è la Slovenia col 2,9, Slovenia, scusa, i nostri vicini di casa, Malta col 4,5 e seguita dalla Polonia 7,7, Lussemburgo 8,6 e il Belgio 9,9. Quindi questi sono un po' i primi della classifica, ecco. E questa è la situazione. Questa è la situazione statistica del rapporto uomo-donna a livello europeo. Ci sarebbero tante altre cose da dire, però per esempio il rapporto anche della problematica dei figli, anche se adesso anche l'uomo può chiedere permessi di paternità. Comunque esistono tante sfaccettature, indubbiamente queste non si possono negare. Le sfaccettature della differenza lavorativa tra l'uomo e la donna esistono, però non è giusto che facendosi forza di queste piccole differenze esista un modo di valutare nel campo lavorativo l'uomo, la donna diversa dall'uomo. Ma oltre a queste problematiche, io quello che volevo mettere in evidenza questa sera, in questa festa della donna, è la donna nell'ambito della società, non la società lavorativa, nella società fattiva, nella cittadinanza, nel rapporto uomo-donna. E questo è un argomento piuttosto triste da sviluppare, perché la situazione in cui ci troviamo, e lo vediamo ogni giorno correndo le testate dei giornali, in TV o sul web, ci troviamo con 23.000 stupri in 5 anni e solo un italiano su 10 è per la castrazione. Non è solamente il problema dello stupro, ma è come viene giudicato lo stupro nell'ambito della legge.
perché non c'è proprio una posizione chiara di condanna. Sembra quasi che siamo tornati ai tempi del delitto d'onore, quindi ci sia quasi una situazione di giustificazione. Infatti passa la linea dura degli italiani sui presunti autori delle violenze sessuali. Oltre un italiano su 10, scusate, si dimostra favorevole all'introduzione della pena della castrazione chimica. Questo è un orientamento condizionato dalla preoccupante casistica delle violenze sociali, sessuali consumate in Italia negli ultimi anni, e sono circa poco meno di 23.000, che anche se noi li andiamo a, come si dice adesso con un butto termine italiano, spalmare su 5 anni, è una percentuale piuttosto alta. Anche qua valutiamo un attimo anche a livello territoriale come si distribuiscono queste violenze sessuali. E il Trentino, l'Emilia Romagna e la Toscana sono quelli che hanno più casi di violenza sessuale ogni 100.000 donne residenti, ed è queste guadagnano, diciamo tristemente, guadagnano questo primato di violenza. E scusate, e come Lombardia e Lazio si confermano i territori che vengono dove avvengono in valore assoluto il maggior numero di reati, rispettivamente circa 2.935 reati in Lombardia e 1.640 casi in Lazio. Là vediamo certamente noi ci siamo prefissati che la violenza venga sempre dall'estero, venga dall'immigrazione. A volte capita, indubbiamente, però credo che la violenza sia quella di maggior numero avvenga in casa nostra, tra conterranei. Quindi abbiamo più o meno 15 violenze sessuali al giorno, e ben 7 vittime su 10 sono donne italiane. Sono 22.864 gli episodi di violenza sessuale consumati complessivamente in Italia in questo quinquennio dal 2010 al 2014, con 15 casi al giorno. Quindi vediamo non è mai la violenza contraria, purtroppo non ne vai anche nella, a parte lasciamo un attimo il discorso della violenza sessuale, non c'è mai anche una violenza fisica contraria. L'uomo si fa sempre forza della sua forza per umiliare, per picchiare, per violentare, per uccidere la donna. È rarissimo sentire al contrario che una moglie ammazza il marito, o che una fidanzata ammazza il fidanzato che la tradisce. Purtroppo non c'è una reciprocità in questo caso. Sono argomenti tristi, caro Rosario, però stavo seguendo appunto quello che stavi dicendo, però sono
Perché vedi, noi ascoltiamo le notizie tutti i giorni, però quando arriviamo non sommiamo mai a fine dell'anno tutte le notizie negative. A fare una somma finale. Sai, ecco, non, no? Poi quando ti arriva una statistica così che ti dice cavolo, 15 violenze al giorno, di cui 7 sono italiane, cioè, ti fa un attimino pensare, detta così, no? Se invece senti il caso sporadico per televisione, che si va per televisione e per radio, sai, cambia facendo, un po' la situazione. Esatto, perché facendo la somma, quando poi arriviamo a chiudere i conti, purtroppo anche in questo campo allucinante esistono i conti, cioè il conto della serva, la somma totale. Certo. Di quello che succede, e i numeri sono piuttosto grossi, ed impegnativi. Ogni caso di violenza sessuale in Italia, almeno uno coinvolge sicuramente un minorenne. Prima infatti erano delitti o violenze fra persone adulte, invece anche adesso specialmente si è allargato il campo della violenza, arrivando anche nelle fasce minori, che di solito poi sono i gruppi di amici ubriachi, drogati, che saltano addosso le donne dopo la discoteca o per strada, per farsi belli, per farsi grandi. Usano questa tecnica aberrante di voler sottomettere le donne. Sono 5.722, infatti, i ragazzi di sotto 18 anni che sono vittime di violenze sessuali nel nostro paese. Un minorenne, sì, esatto, secondo la Demoscopea. 1031 episodi nel 2014, con un calo. Comunque c'è una leggera flessione, dobbiamo dire, un leggero calo, una flessione circa dell'11,5% della violenza. Certamente però, a vedere la massa enorme di casi, è ancora molto molto poco. Io qui ci sarebbe da continuare per 2 o 3 giorni a parlare di statistiche, a parlare di numeri e proprio analizzare sotto il microscopio questa situazione. Ho voluto adesso solamente dare un piccolo esempio di numeri per vedere che questa orribile abitudine dell'uomo di sopraffare la donna non cala, non c'è possibilità di arginarlo in maniera efficace e in maniera definitiva. È una realtà che ci portiamo quasi nel sangue, una realtà che è dentro il nostro DNA. La donna deve essere sempre oggetto di violenza e non riusciamo, anche se la civiltà avanza, anche se l'uomo avanza, l'uomo in generale dico, sì. Anche quel fatto lì è terribile, dover definire l'umanità l'uomo, e anche questo è un simbolo di sopraffazione piuttosto brutto, quando in definitiva dovrebbe essere definito donna, perché attraverso la donna la società si sviluppa, la società avanza anche di numero, e invece niente, tutto viene fatto e viene considerato al maschile, e forse anche questo induce l'uomo a credersi superiore alla donna. Vogliamo mettere un brano, caro? Sì, adesso facciamo ascoltare Daniel Catarino con Kington
Kingdom Come. Scusate il mio pessimo inglese, insomma, è un brano. Ah, però vedo nuovo che avanzando è migliorato. Certo. E quindi io, per chi guarda la web TV, ho messo il titolo, l'ho scritto così. Hai fatto benissimo. Non ci sono problemi. No, e adesso no. Mandiamo subito il brano. Ci sentiamo dopo. Ok. Partito il brano. Change a light bulb, cannot trust a friend, cannot stick to any kind of plan, cannot change directions, cannot make demands, cannot read the words in small print, and it feels like I'm having too much fun. Amici, eccoci di ritorno con Don Chisciotte e i Mulini a Vento, trasmissione condotta dall'amico Alfredo, Don Chisciotte, e seguito da Sancho Panza, che sarei io. Caro Alfredo, prima stavamo dicendo una cosa che è importante. Si parlava dell'8 marzo, la festa della donna, ma più che altro, più che festa potrebbe essere, è una ricorrenza questa, e si diceva appunto, e tu insomma nel discorso hai fatto un po' discorso un po' fuori dagli schemi di quello che potrebbe essere, no? Delle ricorrenze che si possono fare. Tu hai messo un po' il dito sulla piaga. Esatto. E abbiamo interrotto per il brano. E però tu dovevi finire appunto il discorso della percentuale, perché c'è qualcos'altro dietro, secondo me. Ma sì, ci sono tante altre cose, ma come dicevo, caro Rosario, il tempo stringe e non è possibile comunque mettere in evidenza tutto. Va bene, comunque Se ne potrà, ne abbiamo già parlato tante volte nelle nostre chiacchierate di questo tema, perché è un tema ricorrente e certamente ne verremo fuori ancora altre volte su questo argomento, perché è un argomento, come si dice, scottante,
ma è comunque un argomento indegno per una nazione che si vuole definire civile. Certamente. Comunque, ricordatevi, sono le 22:43, cari amici, state ascoltando la 43esima puntata di Don Chisciotte Mulino a Vento, condotta e curata dall'amico Alfredo Stori da Casalecchio di Reno e con collaborazione con Sancio Panza, il sottoscritto. Vi ricordo che stiamo andando in diretta anche reti unificate sulle web radio di Radio Saiuz Network. Le web radio sono Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri e Radio Isso. Potete seguirci anche attraverso queste web radio sui loro siti che trovate, appunto, basta mettere il nome della radio.it finale e ci arrivate tranquillamente. Alfredo, 22:44, se hai un altro argomento, mi sembra, no? Che non abbiamo certamente, molto tempo a disposizione. Volevo dire solamente che se qualcuno è interessato a leggere tutto l'articolo con tutte le statistiche, addirittura anche divise per regioni, per città e via discorrendo, lo metterò poi sul mio blog, sempre grazie alla DN Cronos che ha messo questo articolo su radiorenoweb.it, in modo da poter avere una documentazione precisa di questi modo di comportarsi degli italiani. E poi parliamo solo dell'Italia, perché è una malefatta abbastanza presente in tutte le nazioni. Per uno degli ultimi argomenti altri due argomenti invece che volevo trattare è un po' la violenza che ci viene da fuori casa, da chi è immigrato, e questo dispiace perché non vorremmo mettere il dito sulla piaga a famiglie che sono immigrati in Italia, regolari, che abitano e vivono nel nostro paese da tanto tempo, ma la cronaca spesso fa fiorare questi episodi di violenza familiare che sono certamente gravissimi. L'episodio di cui vi parlo, uno degli episodi, è qua successo a Bologna, quindi vicino alla nostra sede emiliana, no, perché c'è anche un'altra sede a Modena nostra, del nostro network, comunque vicino a Radio Reno Web. Troppo occidentale, la famiglia la punisce, botte e sale negli occhi. Sembra impossibile, ma ancora nei nostri anni 2000 c'è questa repressione casalinga che effettuano le famiglie che sono immigrate in Italia, queste di origine nordafricane, e che pretendono con la violenza che le proprie figlie vivano ancora con gli usi e i costumi come se fossero ancora nel paese di origine. E la colpa di questa ragazza è che vuole vivere all'occidentale, cioè vuole, senza rinnegare la propria origine, la propria religione, eccetera, vuole essere uguale a tutte le altre ragazze che frequenta durante la scuola, non vuole sentirsi diverse. E purtroppo per tante famiglie immigrate pretendono i genitori, ma ancora più che i genitori, e qua è terribile, i fratelli stessi pretendono con la forza e la violenza che queste ragazze vivano in maniera diversa
dalle loro coetanee. Infatti, in questo caso, la colpa, come dicevo prima, era che questa ragazza voleva solo vivere occidentale, o forse voleva, come puntualizza l'articolo, in maniera ancora più corretta, voleva forse vivere la propria vita da adolescente, e sappiamo che gli adolescenti amano conformarsi all'ambiente in cui vivono, alla scuola, coi vestiti, col modo di essere, con le cose della moda giovanile, e invece qua per questa ragazza non era possibile, perché i fratelli stessi la umiliavano, la picchiavano, e per punirla di questo suo desiderio legittimo. E, grazie a Dio, una insegnante ha raccolto questo suo sfogo e ha cercato di porci rimedio, perché la ragazzina ha raccontato di subire le pressioni e angherie sia dei genitori che dei fratelli maggiori. Quindi mi sconvolge queste notizie, mi sconvolgono veramente, perché sembra di vivere in altri tempi, in altri secoli. Forse, ma non dovresti sconvolgerti più di tanto, perché tu hai detto che ovviamente questa famiglia è di origine nordafricana, no? Certo, è di origine nordafricana. Quindi può essere che dalle loro parti vivono ancora con, diciamo, ma, in questo modo. Sì, quindi, ma, però sì, sì, non vuol dire che se questa famiglia si fosse trovata nel proprio paese sarebbe comportata in questo modo, perché ovviamente la figlia, insomma, sta ragazza stava cercando soltanto, non dico di integrarsi, ma comunque di seguire una certa moda di paese occidentale, no? Mentre sì, se sì, fosse la, vissuta, questa è la colpa, se la colpa stata, maggiore, se fossero, diciamo, mai spostati dal paese di origine, non ci sarebbe stato questo problema, credo io. No, indubbiamente quello che tu dici hai ragione. Cioè, non è che ho dato ragione alla famiglia, per l'amor del cielo. No, tu dici l'ambiente in cui vive qua. L'ambiente in cui vive l'ambiente qua. Perché mentre i genitori, i figli maschi, insomma, tendono a mantenere quelle che possono un po' sulle proprie origini, no? La sì. donna in questo caso ha cercato un po' di cambiarsi e di integrarsi. No, ecco, non è questa... con la violenza che si ottengono, diciamo, dei risultati comunque. E quindi, però spero che qualcuno interverrà, insomma, ci sarà qualcuno che... Ma indubbiamente è logico che le autorità intervengono. E questi sono quei fatti che purtroppo denunciano un'estrema difficoltà di integrazione di certi immigrati, che non riescono ad accettare, non riescono a pensare che stanno vivendo in una realtà ben diversa, e quindi non possono far escludere da questa società, specialmente i giovani, che sì, si sentono molto più integrati. Io vedo qua, ci sono immigrati che vivono, ragazzi che vanno a scuola, insomma, vestono e frequentano giovani, diciamo, locali, e quindi certo. Si comportano come tali, come loro. Cioè, quindi, ma anche qua a Casalecchio c'è una porta. Noi abbiamo preso un caso singolo che è capitato, bisogna vedere poi. Certo, purtroppo, sai. Non è da condannare tutto quanto. Condanniamo evento singolo, sì. Questo evento singolo che purtroppo adesso era un po' calato, questa manifestazione di violenza familiare, ma c'è stato un periodo tempo fa che era spesso agli onori della cronaca situazioni di questo genere, ecco. Ed è un esempio qua. Vedo qui a Casalecchio, dove abito, e ci sono tre o quattro scuole
medie superiori, vedo ragazze, c'è una forte presenza islamica, vedo tranquillamente ragazzi e ragazze comportarsi in maniera assolutamente omogenea in questo campo, senza nessun, portano il velo, che è quello di distinzione, questo non sto a dire che sia negativo la cosa, però come comportamento, come abbigliamento, certamente è assolutamente occidentale, diciamo così. Ecco, diciamo così. Ecco, perché non sono perfettamente integrati. Sono perfettamente integrati, hanno la possibilità di vivere una vita tranquilla e serena. E quindi, come dicevamo, ripetiamolo, questo è la colpa della ragazza, puntualizziamolo, sarebbe solo quello di tenere un comportamento poco consono ai precetti della famiglia di fede islamica che è qui da molti anni regolarmente in Italia, e la pressione maggiore sembra che sia proprio dai fratelli. Questa è una considerazione abbastanza comune in questi casi. Comunque gli uffici scolastici hanno informato la procura di via Garibaldi, che è quella dei minori, in modo da far luce su questo episodio e di aiutare anche la ragazza a superare questo brutto momento che sta vivendo. È così, ma mi lasciano sconcertati questi eventi. Forse vabbè, è un evento singolo, non è che se fosse capitato certamente. Invece un evento veramente sconcertante e terrificante, questo proprio. Poi chiudiamo, perché quest'altra puntata faremo qualcosa di più allegro, più divertente. Questo non è, grazie a Dio, non succede in Italia, ma nello Yemen sposa solo 8 anni, muore dopo la prima notte di nozze. Questa è una situazione allucinante che succede nei paesi arabi, certamente quelli più retrogradi, non in tutti i paesi di arabi di fede musulmana, dove è consentito, e se non è consentito comunque lasciato fare il matrimonio tra persone anziane e bambine. Questa è la storia comunque di una ragazza, di una bambina, non chiamiamola ragazza, Rawan, che è stata di 8 anni, è stata sposata a un uomo di 40 anni, ma più che sposata è stata venduta a un uomo di 40 anni. E dopo la prima notte di nozze è morta di emorragia interna. È un altro aspetto sulla violenza sulle donne, e questo, come dicevo prima, ancora più terrificante, perché è una violenza su una donna bambina. Purtroppo succede ancora, perché in questi casi le autorità locali di Ard, che è un'area tribale dello Yemen, la stessa autorità non hanno fatto meraviglia di questo, anzi non ne hanno tenuto neanche quasi conto. Ecco, il comandante della stazione di polizia della provincia di Ard si allinea semplicemente agli standard locali. Ecco, come ritorna il discorso delle abitudini, degli usi e dei costumi. Prima abbiamo parlato di usi e costumi riguardi l'abbigliamento e l'atteggiamento fuori di casa,
qua diritti euro parliamo di standard locali in cui un matrimonio tra un adulto e una bimba è quasi cosa consuetudinaria o comunque ben accettata. Ma beh, io inorridisco. Ah, però dobbiamo mettere mai queste cose. Dobbiamo mettere il dito sulla piaga anche di queste cose. Qui dove in questa zona tribale non è mai passata la legge che vieta il matrimonio alle bambine che hanno meno di 17 anni e alla fine degli anni 90 fu abrogato il limite dei 15 anni, quindi sempre più abbassato, e ritenuto così come fosse una delle cose più normali al mondo. Usi e costumi, no, non sono usi e costumi, sono inciviltà e violenza allo stato puro, sì. A cui bisogna opporsi con non saprei neanche io come, ecco, come l'infibulazione, che ancora è una pratica ampiamente usata sulle bambine all'estero, ma ci sono anche molti casi in Italia, e anche lì non c'è niente da fare, è un uso tribale, e così se poi muoiono dissanguate o hanno una vita sessuale di completamente distrutta, è uso e costume. Ricordiamoci che l'uso e costume è sempre prodotto di una mente, della prima mente malata che ne ha avuto l'idea, questo poco ma sicuro. Certamente. Caro Rosario, io sono un po' triste, quindi ho voluto girare la gioiosità della festa della donna in considerazioni piuttosto tristi e violente, ma il mondo è questo, non possiamo farci niente, caro. Mi dicevi che forse ci sono problemi per quest'altra nostra, sì, puntata. Allora, per la puntata di martedì prossimo, dove verrà rinviata per problemi tecnici, perché stiamo sperimentando alcune cose, quindi faremo dei test. Benissimo, benissimo. Andremo in onda con neanche lunedì 14 andremo in onda, quindi per questi problemi tecnici tutta la settimana, quindi ritorneremo in onda mercoledì 16 con spazi aperti, osservate la molto radio. Bene, molto poi bene. A seguire le altre. Seguiteci, perché stiamo un po' cambiando anche le abitudini, quello che è il palinsesto della web TV, quindi stiamo cambiando alcune cose, quindi seguiteci e passate parola soprattutto sul nostro canale YouTube, che è su quello che stiamo spingendo in questo momento. Esatto, esatto, caro. Io ricordo ancora che, se, come potrete leggere e vedere sui nostri siti del network, la nostra proposta di aprire anche altri punti del Saius Network, e il nostro caro regista darà a chi vorrà aprire delle radio tutte le informazioni tecniche e gli aiuti tecnici necessari per avviare un'attività molto simpatica in prima persona. Sì. Quest'altra volta che ci sentiremo, se tutto va bene, vi porterò un caro amico e lì ci faremo quattro risate dopo una puntata così, oserei dire macabra, come ho quella di oggi. Mi ha promesso un caro amico che conosco da tanti anni, uno dei disegnatori satirici e in coppia con la moglie, Zap e Ida, è comunque presente nelle librerie un po' di tutta Italia, è un simpaticissimo amico che
è un disegnatore, quindi ha pubblicato tanti libri di disegni umoristici, satirici, molto feroci a volte, e dei dizionari simpaticissimi in cui rappresentava le parole con disegni veramente originali. Speriamo che ha accettato il mio invito e mi organizzerò per averlo la prossima volta. Ok, carissimi amici, sono le 11.04. 23.04, se no sono le 11. Io sono... devi dire PM. No. Dopo aver capito finalmente come funziona. Bene, diamo appuntamento. Ha avuto un po' di... Diamo appuntamento, sì, certo, ai nostri amici alla prossima puntata, che non sarà trasmissione, che non sarà, ripetiamo, il 15, ma il 22 di marzo. Benissimo. Quindi non ci sono problemi. Noi ritorneremo in onda live il 16 di marzo con Spazi Aperti e Osservatorio Antimafia. Bene, allora vi ricordo sempre le nostre web radio, le web radio che appartengono al network, Radio Science Network o circuito di Radio Science, come volete dire, sono Radio Reno Web, www.radiorenoweb.it, Radio Favaro Veneto, www.radiofavaroveneto.it, Radio Sismondi Libri, www.radiosismondilibri.it, Radio Isso, www.radioisso.it. Seguite queste web radio, seguite il network, seguite tutto quello che facciamo e soprattutto anche seguite la web TV, che ce ne saranno delle belle in futuro. Bene, con questo è tutto, io vado tranquillamente con la sigla, caro Alfredo, in modo... Ok, io saluto tutti gli amici e continuateci in questo periodo comunque di esperimenti tecnici, di seguirci sui nostri blog per rimanere sempre informati. Oh, ovviamente, ovviamente. Bene, via con la sigla. Thank you.